pensa a lui perché può sognare anche la figlia d'un re. In questo castello, in cima alla torre, vivevano il re, che era buono, generoso e molto contento di essere il re. La regina, che era dolce quanto bella, con capelli come raggi di luna. E la piccola principessa, che si chiamava Rosamunde. Rosamunda non usciva mai dal castello, perché il re e la regina non volevano che fuori rischiasse di affrontare la realtà del mondo. Ha starnutito! Cosa? Ha starnutito? Sì! Ha starnutito! Cosa? Ha starnutito! Ma chi ha starnutito? Ma la principessina! Oh. Fuoco! Fuoco in ogni caminetto! Legna! Legna dappertutto! Andate a cercare il che, sire? Lo sapete benissimo, quello che... Che cosa, sire? Quello che ha non so più quanti figli! Ah, il boscaiolo! Ma sì, il boscaiolo! Oh, avrei preso freddo l'altro giorno, cercando la tua farfalla. Oh, mio Dio! Oh, Jacques, ha starnutito di nuovo per la seconda volta! Ma pare non mi sentono qui. Voglio un fuoco d'inferno che sembri agosto! Il boscaiolo, presto! Dategli quello che vuole! Quello che voleva il boscaiolo era mangiare. E il re, per riscaldare e guarire la piccola principessa dagli starnuti, aveva dato la metà delle sue riserve personali. Oh,